Una buona serata di nuovo, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live, parte numero 2, quella delle immagini, delle interviste, delle analisi, soprattutto in una giornata contrassegnata dalla Serie C, dai due pareggi, quelli del Pescara all'Adriatico Cornacchia contro il Pontedera e quello del Teramo al Nespoli di Olbia 0-0, due risultati che portano un punto a testa ma umori diversi. Ovviamente in casa Teramo prevale la soddisfazione, in casa Pescara con ogni probabilità la sensazione è quella di un'occasione mancata, ma proveremo poi a fare delle valutazioni in corso d'opera. Nella prima parte ovviamente spazio a Pescara Pontedera dalle ore 20, spazio a Olbia Teramo con voi qualora lo vogliate al 392-6237-060, WhatsApp o SMS, oppure commentando sotto la nostra diretta Facebook in compagnia di chi sarà con me questa sera, Paolo Renzetti. Ciao Paolo. Ciao Jacopo, buonasera. Grazie. Di ritorno dall'Adriatico Cornacchia di Pescara. E chi ci ha raccontato il pomeriggio oggi è stato Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, sono terminate le partite delle 17:30 che chiudono il turno di campionato, aspettando il posticipo di domani sera tra il Modena e l'Ancona, partita molto bella, ci aspettiamo certamente scoppiettante perché i gol li segnano dall'una e dall'altra parte, ma sarà tema di domani sera. E ne approfitto per ricordarvi che domani sera alle 21, come ogni lunedì, c'è replay con Enrico Rocchi, proprio per parlare di questa, per capire se è un'occasione mancata e se lo è di più o di meno rispetto a quella di sabato scorso nel derby con il Teramo. Vediamo però prima i risultati e la classifica con l'ausilio della grafica, ringraziando in regia Karin Finotti, Claudio Di Giacomo e Samuele Mucci alla parte grafica che ci supportano adesso. Ne approfitto per salutare di nuovo, mandare un abbraccio al nostro Maurizio da qui che tornerà con noi a brevissimo. Questi i risultati della giornata numero 34 che si era aperta venerdì con Entella Pistoiese, successo per 3-1 dei Liguri. Questo pomeriggio la Carrarese rulla la Vispesaro 4-1, Fermana Cesena 2-2, risultato se vogliamo, anche nella dinamica un po' a sorpresa. Olbia Teramo 0-0, unico 0-0 di giornata e uniche due squadre che non hanno segnato, come vedete. Pescara Pontedera 1-1, Gubbio Viterbese 1-2, qui siamo già alle partite delle 17:30, successo di importanza capitale per la Viterbese al Barbetti di Gubbio in chiave salvezza, ovviamente. E poi il Teramo può sorridere perché anche il Montevarchi impatta col Grosseto, Limolese crolla contro una Reggiana che adesso deve cercare in qualche modo di provare a stare dietro in scia al Modena, altro 1-1 tra il Siena e la Lucchese. Lucchese, prossimo avversario del Pescara, domenica pomeriggio al Porta Elisa, come detto alle 21, domani sera c'è Modena ancora. Vediamo la classifica, sempre con l'ausilio della grafica, comanda il Modena 78, la Reggiana si porta a 76, ma ovviamente il Modena deve ancora giocare, 60 punti per il Cesena, 59 per la Virtus Entella, 58 per il Pescara, per la lotta al terzo posto per arrivare al terzo posto si fa bellissima, tre squadre in due punti, 50 punti per l'Ancona, 47 per il Gubbio, 42 la Carrarese, 41 per Lucchese, Pontedera e Vispesaro, 38 punti per il quartetto che sembra camminare. Noi martedì abbiamo raffigurato come delle tartarughine e vanno un passetto per volta, Siena, Olbia, Montevarchi e Teramo fanno un passo a testa e salgono a 38, 34 per la Fermana che però viene agganciata dalla Viterbese, poi 32 punti per la Pistoiese, 30 punti per Limolese che sembra la squadra oggettivamente più in difficoltà del momento. Chiude la classifica il Grosseto che guadagna un punto proprio su Limolese battuta. Serie di girone F, una giornata questa un po' nelle ricette si direbbe scomposta. Ok, nelle ricette di cucina, perché un po' settimana scorsa, nei retori canatesi, sabato scorso addirittura, un po' ieri, un po' oggi, alcune rinviate, mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale di campionato e ne approfitto per ricordarvi che mercoledì ovviamente alle 19:30
ci saremo per il turno numero 26 di campionato. Ma restiamo sul 25, nel Rettore Canatese, giocata sabato scorso 0-4. Ieri Vastese Tolentino 0-2, così come ieri si è giocata la partita tra Matese e Notaresco, è terminata 1-1. Partite di oggi, Castelfinardo San Benedese 0-0. Castelnuovo Chieti 3-1, ovviamente ne parleremo nel corso dell'ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Fano Monte Giorgio 1-1, Fiuggi Trastevere 1-1, rinviate Porto d'Ascoli Aurora Alto Casertano e Vasto Girardi Pineto. Per una classifica che dice che l'area canatese ovviamente comanda sempre questo raggruppamento con 53 punti, poi una coppia formata da Trastevere e dal Tolentino che vincendo ieri a Vasto aggancia proprio i trasteverini a 44 punti al secondo posto in classifica. 40 punti per il Fiuggi, la coppia di abruzzesi Pineto-Notaresco a quota 39, ma occhio perché il Pineto deve recuperare la sua partita, 37 punti per la Vastese, 36 per Porto d'Ascoli e Matese, 35 per il Chieti, 34 per la San Benedettese, 33 per Vasto Girardi e Castelnuovo, 30 punti per il Monte Giorgio, 28 per Fano e Castelfidardo, 12 punti per il Nereto. Chiude la classifica l'Aurora Alto Casertano con 4 punti. Facciamo così, non perdiamo tempo, rientriamo dalla schermata e partiamo subito con il servizio del nostro Paolo Renzetti. Ovviamente Pescara-Pontedera, 1-1. Ancora un pareggio dopo quello di Teramo per il Pescara che non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Pontedera che trova il gol del pari a 2 minuti dal termine. All'Adriatico si vede il solito Pescara, prima sciupone poi remissivo, che deve recitare soprattutto il mea culpa per l'ennesima occasione sciupata. Auteri che deve rinunciare al nazionale sorrentino, allo squalificato Ingrosso e agli infortunati Drudi e Blanuta, non deroga dal 4-3-3 con Jacobucci a difesa dei pali della porta abruzzese. In difesa spazio a Gerardi, mentre in attacco ci sono Ferrari, Dursi e Clemenza. I toscani rispondono con il 3-5-1-1. Partenza lanciata degli ospiti con Jacobucci chiamato al lavoro al primo minuto per respingere il tiro di Regoli e con l'azione che poi prosegue con il pallone che finisce a Magnaghi che di testa colpisce in pieno la traversa che salva la difesa abruzzese. Timoroso il Delfino in avvio, ma al sesto sugli sviluppi di un angolo Dursi colpisce di testa mandando la sfera di un soffio al lato. Al decimo colpo di testa di Ferrari quasi a botta sicura con Melgrati che salva sulla linea di un soffio e con i biancazzurri che chiedono il gol ma con il direttore di gara che fa proseguire. Al sedicesimo ancora Pescara pericoloso con la punizione di Pontisso e la palla che termina sul palo della porta toscana con Gerardi che poi sul proseguimento dell'azione conclude trovando il salvataggio dell'estremo ospite. E ora quasi un tiro al bersaglio con la squadra di Maraia in evidente difficoltà e che dopo però una fase di stanca si rivede al 29esimo con il tiro ravvicinato di Magnaghi che trova però la risposta pronta di Jacobucci. Si arriva poi negli ultimi minuti di partita con Clemenza che al 43esimo termina a terra in area toscana dopo un contrasto chiedendo il penalty e con Marotta di Sapri che lascia proseguire nella ripresa al 7esimo azione in velocità dei padroni di casa con il tiro finale di Pompetti che chiama al salvataggio in angolo il portiere del Pontedera. Il Pescara sbuffa, soffre al 15esimo, trova però il meritato vantaggio con l'eurogol di Luca Clemenza che con una conclusione pregevole mette il pallone alle spalle del portiere toscano facendo esplodere l'Adriatico per l'1-0. Festeggia con i compagni l'ex giocatore della Juventus Under 23 che tocca quota 6 nella classifica marcatori. Gara che sembra mettersi in discesa per i padroni di casa con Uteri che al 20esimo manda in campo anche Raudi per Dursi e con il Delfino che però si accontenta e rischia tantissimo poi al 28esimo con la strepitosa parata di Jacobucci su Regoli e con il portiere pescarese che salva solo per qualche minuto porta il risultato in un finale poi di partita che regala invece solo amarezze al Pescara con il pareggio di Mutton per il Pontedera al 43esimo. Schiuma rabbia la formazione abruzzese punita dopo essere stata troppo remissiva e costretta così ad inseguire ancora il terzo posto che resta ampiamente alla portata nonostante il rallentamento nelle ultime due gare con appena 2 punti conquistati e domenica prossima altra tappa fondamentale con la Lucchese, altra toscana sulla strada del Pescara ma occorrerà al Porta Elisa, una prova concreta per portare a casa i 3 punti. Oh Paolo, allora, sembra una specie di marcamento a uomo tra Entella, Cesena, Pescara,
Nessuno sembra essere in grado di dare la strappata definitiva. Non è semplice, lo abbiamo detto tante volte. No, non è semplice perché questo campionato si sta confermando durissimo. È vero che dobbiamo anche dire che il Cesena fino a un paio di mesi fa sembrava padrone del suo destino per quanto riguarda il terzo posto. C'è stata una flessione della formazione romagnola che ha permesso al Pescara, alla Virtus Entella, di farsi sotto, e quindi questo sicuramente era anche un po' inatteso fino a un paio di mesi fa, perché il Cesena sembrava largamente, diciamo, padrone di questa terza piazza che regala sicuramente dei vantaggi nei playoff. In queste ultime partite effettivamente è vero, le tre squadre stanno facendo un po' a gara per perdere punti per strada, e il Pescara ne ha persi tanti, soprattutto negli ultimi 180 minuti, 4, perché i due pareggi di Teramo e oggi col Pontedera, devo dire meritati dalle formazioni avversarie, dal Teramo nell'ultimo nella partita scorsa e dal Pontedera questo pomeriggio, bisogna dire che il Pescara ha trovato degli avversari all'altezza, e quindi non ci sarebbe neanche tanto da recriminare, se non fosse che questa squadra, dopo la vittoria col Cesena, sembrava poter aver imboccato la strada giusta per mettere la freccia e sorpassare Entella e Cesena. Così non è stato, perché ci sono state due prove sicuramente non all'altezza, direi piuttosto deludente quella di Teramo, e deludente a metà quella di oggi, perché nel primo tempo il Pescara sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, avrebbe meritato il vantaggio e anche due reti di vantaggio, ma poi nel secondo tempo abbiamo visto soprattutto il Pontedera, che ha avuto anche sull'1-0 l'occasione per pareggiare, poi nel finale la squadra di Marraia è riuscita a segnare un gol, direi meritato, perché nel primo tempo, se ricordiamo, all'inizio di partita era stata molto pericolosa la formazione toscana. Quindi voglio dire, da questo punto di vista è il solito Pescara, la squadra che attacca, a occasioni, non riesce quasi mai a segnare però tanti gol, va in vantaggio, non riesce a chiudere le partite, e questo credo sia il più grosso difetto di questa squadra, che quest'anno è andata in vantaggio tante volte ma non è praticamente quasi mai riuscita a chiudere le partite, e quando le partite non le chiudi rischi nel finale di prendere il gol dalla formazione avversaria. È successo oggi col Pontedera, ma era successo anche in altre occasioni. E poi permettimi di dire che se una squadra nelle partite casalinghe, dove dovrebbe fare la voce grossa, non riesce a battere Vispesaro, Pontedera, Carrarese, Teramo e Fermana, solo per fare qualche nome, e poi chiaramente voglio dire, è normale che ti trovi al quinto posto e non al primo o al secondo. Questo è giustissimo quello che dici. Sei d'accordo? Intanto Sandro da casa ti dice che le tue telecronache sono una botta di entusiasmo. Peccato, dice, che ci siano solo le tue telecronache ad entusiasmare in alcuni frangenti di questa stagione. Lo ringrazio. Ma io ti volevo far risalire di SMS chiedendoti, ti giro la considerazione dell'amico da casa precedente, che dice: a 4 giornate dalla fine il Pescara non è ancora una squadra. Poi aggiunge: così è meglio non andarci ai playoff. Io faccio due appunti. Pescara ai playoff c'è dentro, sicuramente, ma i playoff sono una cosa diversa, con il campionato non c'entra niente. È un altro campionato, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ma sul fatto se sia o meno una squadra, io credo che lo sia anche nei suoi difetti. Cioè che abbia i difetti ripetuti, ciclici, tipici di una squadra che ha dei difetti. È una squadra che ha dei difetti, io direi che è anche un incompiuto il Pescara, perché se noi andiamo a vedere quest'anno poche volte i biancazzurri hanno giocato delle gare veramente all'altezza, dominando, diciamo, l'avversario. Ci sono state delle vittorie anche meritate, ci mancherebbe, ma non c'è stata mai una sensazione di dominio assoluto da parte del Pescara. Ecco, mi viene in mente, perché è stata una partita recente, quella col Cesena, che seppur finita con una vittoria di misura ha visto un Pescara comandare per 80 minuti l'avversario,
che è la squadra che attualmente è al terzo posto. Però se poi noi andiamo a vedere nelle altre partite, anche le vittorie casalinghe che ci sono state con il Montevarchi, con la Pistoiese, mi vengono in mente queste vittorie, ma anche altre vittorie, sono state delle vittorie sempre un po' sofferte, perché ripeto, il Pescara non è quasi mai riuscito in questa stagione, e questo credo sia il difetto congenito di questa squadra, non è mai riuscito a chiudere le partite dopo essere andato in vantaggio, e spesso e volentieri poi ha subito il ritorno e le rimonte delle formazioni avversarie. E la partita di oggi è un po' la fotografia di questa incompiuta, a mio avviso, di una squadra che anche quando meriterebbe di vincere spesso non riesce a farlo, perché non riesce a chiudere le partite. E poi credo che un altro difetto di questa squadra sia quello della continuità, perché il Pescara tante gare in tante partite quest'anno ha proposto più partite nell'arco dei 90 minuti, e anche quella di oggi è un po' la fotografia della stagione, perché ha giocato un buon primo tempo, dobbiamo dire, il palo, le due parate di Melgrati, altre occasioni, e quindi avrebbe a mio avviso meritato di chiudere sul 3-1 per esempio la prima frazione di gioco. Poi nella ripresa tu ti aspetti un Pescara che va in vantaggio, che chiude la partita, che domina l'avversario, invece segna il gol Clemenza, finisce il Pescara. Volevo andare anche da Andrea per una valutazione un po' più, non tanto sulla partita come stiamo cercando di fare, ma un po' globale. In effetti, Andrea, una cosa Paolo giusta l'ha detta, nel senso che alle grandi di questo campionato, magari non sempre, però è capitato anche di vincere. Ecco, la Reggiana ha vinto 5-2 20 minuti fa. Cioè, anche quando ha vinto lo ha fatto sempre, diciamo, ricordo ultimamente Olbia, cioè lo ha fatto sempre, mai che te all'ora di gioco sei sicuro che l'hai messa in saccoccia la partita e che non te la toglierà più nessuno. Forse solo in casa col Montevarchi, ma neanche tanto. Non lo so se te hai questa sensazione che ha Paolo, a cui chiedo se è giusta la mia interpretazione. Sì, Pescara non è mai riuscito a vincere nettamente una partita, a chiudere le partite con largo anticipo e a evitare sofferenze ai tifosi fino al 90esimo. Io non ricordo una partita che sia stata una partita tranquilla con poca sofferenza nel finale. Non ne ricordo una in questa stagione. Andrea. Sì, quella di Viterbo, intanto chiedo di eliminare se è possibile il ritorno. Quella di Viterbo perché... No, non ti sentiamo, non ti sentiamo al microfono. Non mi sentite, ok. Prova un po'. Mi sentite ora? Ora sì. No, dicevo, la partita di Viterbo è finita sostanzialmente lì nel primo tempo, poi il secondo è stato, con il gol della Viterbese, ma è stata forse l'unica partita che veramente... Pescara ha vinto in carrozza. Nelle altre volte sempre un po' con un finale un po' al cardiopalma, comunque con partite tirate. È anche vero che col Siena sul 2-0 il gol è arrivato al 92esimo, anche quella probabilmente è stata vinta con un po' di tranquillità. Però questa è una squadra che raramente va oltre i due gol, segna con costanza, ma per il potenziale che ha non riesce mai poi a chiuderla. Sfruttando la sua forza offensiva, che c'è, perché c'è un bomber come Ferrari, perché ci sono giocatori di talento come Clemenza, oggi gran gol, Rauti, Dursi e quant'altro, però la sensazione è che comunque lì davanti si possa fare di più di quello che si fa, e in gare come quelle di oggi poi se non chiudi il discorso devi essere più concreto, devi essere più cattivo, e ne parlavamo anche nel pomeriggio anche con l'intervento di Riccardo Clinco, probabilmente questa cattiveria nel portare a casa il risultato, questo essere più risoluti manca, a volte manca, ad esempio è mancato questo pomeriggio, perché io lo ridico ancora una volta, quando Bakayoko ti crea delle insidie su palla inattiva bisogna prendere delle contromisure. Io ho rivisto l'azione lì, praticamente lui va a saltare in terzo tempo e il giocatore più vicino è Derisio, che non è il miglior colpitore di testa del Pescara. Hierardi era da un'altra parte. Ecco, ad esempio,
avere un accorgimento in più, essere più risoluti, avrebbe permesso magari quella palla di non essere giocata da Bakayoko. Poi Mouton è stato molto bravo, perché lui ha stoppato e tirato in un attimo e ha impedito a Zappella di andare a chiudere e a Gerardi di raddoppiare. Però sono dettagli che fanno la differenza. Se lì davanti non riesci a essere concreto come potresti e dovresti, poi devi essere più risoluto sulle palle inattive. Ed è questo anche il motivo per cui tante volte il Pescara non ha saputo chiudere delle partite, anche quando le ha vinte nel finale con un gol di scarto o soffrendo perché c'era il rischio di subire un pareggio. Però insomma il Pescara, a mio avviso, è una squadra, è diventata una squadra, però tra diventare una squadra, trovare gli equilibri e arrivare poi ai risultati di classifica e al risultato anche finale, come può essere anche quello di una promozione, ma qui parliamo di sfere altissime, bisogna crederci e bisogna avere un atteggiamento di una squadra che è pronta a donare il sangue prima che sia finita la partita. Ecco, si è faticato tanto a trovare gli equilibri, ora però bisogna avere l'atteggiamento e la cattiveria e la concretezza di chi vuole il grande risultato. Assolutamente, peraltro vedo alle tue spalle, stai controllando l'andamento del Pontedera, vedo proprio una schermata che proprio stai controllando l'andamento del Pontedera, proprio alle tue spalle, sul tuo PC hai l'andamento del Pontedera. No, lo conosco, però volevo vedere, siccome mi piacciono queste cose, ci sono tre classifiche avulse da fare, se guardiamo la classifica in generale. Stavo vedendo se il Pontedera era dentro i playoff, perché in questo caso ci sono tre squadre a 41, una è fuori, ed è fuori la Lucchese, prossimo avversario del Pescara, perché nella classifica avulsa 3 ha 3 punti, Pontedera 5, Vis 8. Quindi in questo momento la Vis è nona, Pontedera decimo, Lucchese è undicesima. Nella classifica avulsa 38, rispetto a quello che noi abbiamo scritto, devo dire che la rispecchia bene, perché il Siena è dodicesimo, l'Olbia è tredicesima, Montevarchi 14, il Teramo è la peggiore nella classifica avulsa tra quelle 4 ed è quindicesima. Sì, vedevo ad occhio adesso tra quelle delle altre, tra gli scontri tra varie formazioni, non li ricordo, però il Teramo certamente ha perso due partite col Montevarchi, ha pareggiato e vinto con l'Olbia, quindi sono 4 punti, pareggiato. E poi sono 5 pareggiato e perso a Siena, quindi sono 5 punti, poi le altre tra di loro... Il Teramo ha 3 punti, perché con l'Olbia ha fatto doppio pareggio e un pareggio col Siena... Sì. Adesso però non sediamo più Andrea. Comunque facciamo una cosa, rientriamo e ci andiamo ad ascoltare le parole di Gaetano Auteri, che ha raccolto dopo la partita. Gestito male, qualcuno ha chiesto il cambio intorno al 20° del secondo tempo, come Pontisto, che ha giocato con un'infiltrazione, come Veroli. Loro non hanno fatto chissà che cosa, ci hanno fatto soffrire su qualche calcio piazzato così, però noi i primi 15-20 minuti del secondo tempo la partita la dobbiamo chiudere, sbloccandola avevamo fatto, diciamo, quello che dovevamo fare, poi andava gestita. Il problema è che ogni tanto noi pensiamo più all'effimero che non alla sostanza. Sono dei momenti in cui si difende il centimetro e si difende tutti insieme, si difende la palla magari prendendo fallo, quello che non abbiamo fatto. Dopo 20 minuti abbiamo fatto fatica a tenere palla davanti, ogni tanto abbiamo sbagliato qualche scelta e poi abbiamo sofferto perché le situazioni sono state quelle, le palle inattive, dove non abbiamo mai impattato come dovevamo impattare, e alla fine attraverso un episodio ci hanno pareggiato la partita, ed è un delitto. Ma noi abbiamo cominciato bene sbloccando la partita il secondo tempo, i primi 20 minuti abbiamo fatto bene costruendo, poi qualcuno è un po' calato, qualcuno ha chiesto il cambio e lì commettiamo degli errori perché pensiamo di gestire il risultato, ma lo facciamo nel modo sbagliato, perché il risultato si può pensare anche di gestirlo ma senza mai rinunciare. Però siamo stati soffocati, anticipati con quelli davanti in queste situazioni, abbiamo commesso qualche fallo di troppo, quindi non hanno fatto niente di che, ma ci buttavano questi calci piazzati in aria dove loro hanno fisicità e comunque
hanno fatto gol anche così. E poi comunque la stavamo conducendo in porto la partita, non come avremmo dovuto farlo, perché si continua a giocare, perché in alcuni momenti devi capire che devi mantenere il possesso palla e mantenere l'iniziativa, però lì loro sono stati bravi a soffocarci, ma noi meno bravi, perché in queste situazioni, non lo so, Ferrari, gli attaccanti anticipati tante volte dopo 20 minuti del secondo tempo, invece poi anche attraverso i cambi, perché Frascatore è entrato bene, Cernicò è entrato bene, Giammo è andato bene, ma poi alla fine abbiamo subito questo episodio, ma è la gestione che non va bene, quello che non condivido è soltanto la gestione. E, ripeto, si difende il centimetro, si difende la palla, anche prendendo falli, e non si rinuncia mai a giocare. Non è che non eravamo predisposti a giocare, ma non siamo riusciti a farlo alla fine. Ma poi il più l'avevamo fatto, perché la partita l'avevamo sbloccata con un buon inizio nel secondo tempo. Il problema è dopo, quello che ho detto prima. Non si rinuncia a giocare, non si rinuncia a correre, non si rinuncia ad aggredire gli spazi, non si rinuncia a difendere il centimetro quando difendi, e bisogna farlo tutti in un modo compatto. E quindi qualcuno dei cambi erano stati fatti, qualcuno chiedeva i cambi, fra cui anche Pompetti, con atteggiamenti così. Deve stare in campo Pompetti, perché di cambi nel ruolo non ce n'erano più, e perché 15 minuti a volte si devono fare di sofferenza. È quello che dobbiamo cominciare a capire, ma sempre nella lucidità, perché sennò è un delitto, perché tu sperperi così, perché poi alla fine di che cosa vogliamo parlare? Cioè loro poi gli errori, i gol nel primo tempo, quelli che abbiamo fatto, ma la partita l'avevamo sbloccata. Non si rinuncia a giocare, questo è quello che voglio dire. Quando si difende a denti stretti, anche il centimetro non si danno per scontate le cose. Abbiamo corso due pericoli, compreso il gol nel secondo tempo, su due punizioni da 40 metri buttate in aria con la difesa schierata, ma lì la palla deve sparire dall'area di rigore, invece spesso l'abbiamo tenuta viva, e quelle sono le situazioni che poi alla fine ci hanno penalizzato. Quando non vinci è normale, certo che abbiamo perso, sprecato una grande occasione, sono quattro partite, però analizziamo quello che abbiamo fatto, sperando che serva da lezione, perché i motivi sono soltanto quelli che ho detto prima. Le partite vanno chiuse, non si rinuncia a giocare, il centimetro si difende veramente con grande accanimento, non tutti lo facciamo. Accetto la sua disamina, è sacrosanta, i punti li abbiamo persi noi, il Teramo è un'altra cosa, ma oggi abbiamo perso due punti, non dovevamo perdere, non ci dobbiamo fare pareggiare la partita, dobbiamo stare soltanto più attenti ed essere più risoluti in queste situazioni. Paolo, provo a fare un po' un riassunto veramente terra terra, ci perdonerà Auteri, ma prendo in prestito alcune delle sue locuzioni. Allora, le partite si chiudono, se non riesci a chiuderle si difende anche il centimetro, e lo devono fare tutti, perché qualcuno oggi, ed evidentemente anche nel recente passato, non lo ha fatto. È un, diciamo, è un'analisi della partita che nasconde una tirata d'orecchie un po', non dico generalizzata, ma a più di uno. Ma io credo che in conferenza stampa Auteri abbia nascosto bene, diciamo, la sua rabbia, o comunque la sua delusione, diciamo, la sua delusione per la prova della squadra, soprattutto nel secondo tempo, perché è quello che dicevamo anche prima: quando vai in vantaggio in casa con il Pontedera, e con tutto il rispetto per la formazione toscana, ci mancherebbe, ricordando anche quello che era successo all'andata, le partite le devi chiudere, perché siamo nelle ultime giornate, i punti valgono tantissimo, e se tu non chiudi le partite poi rischi di prendere gol. E oggi effettivamente nel secondo tempo più di un giocatore non mi è sembrato sul pezzo, per usare un eufemismo, e questo non va bene, perché i punti persi oggi, i punti persi anche in alcune partite precedenti, pesano sulla classifica. Infatti, Pompetti deve capire, per fare un nome a caso, che se deve fare un altro po' di minuti, deve fare un altro po' di minuti. Sì, ma è chiaro che poi occorre un po' di sacrificio, anche se non sei al 100%, anche se non stai benissimo, anche se hai, diciamo,
non hai più fiato, in queste partite, negli ultimi minuti, devi tirare fuori anche quello che non hai. Adesso non si pone il problema, siccome questa settimana, anzi è da settimane che si parla Pompetti sì, Pompetti no, forse gioca. Ha calato di rendimento, per esempio. Beh, è un giocatore che ha tirato la carretta per tutto il campionato e che adesso sta accusando la stanchezza, e quindi questa stanchezza influisce anche sulla lucidità di un giocatore che è sicuramente indispensabile per questa squadra, ma che probabilmente in questo momento, proprio per via di qualche problemino fisico, per qualche, diciamo, per aver tirato la carretta e per non essere al 100% della condizione, non sta rendendo così come era stato per tantissimi mesi, e che potevamo pensare che Pompetti potesse giocare tutto il campionato ad alti livelli come era stato fino a qualche settimana fa. Certo. Dicevo, ora non si pone il problema perché Pompetti era diffidato, è stato ammonito, a Lucca domenica non ci sarà, quindi avrà tempo per recuperare, avrà tempo per tirare il fiato, e quindi l'augurio è che nelle ultime tre giornate di campionato si possa rivedere i Pompetti all'altezza della situazione. Ma Auteri ha fatto un nome, Pompetti, ma ce ne sarebbero tanti altri da fare. Cioè, oggi nel secondo tempo il Pescara doveva fare quello che ha detto Auteri, io l'analisi di Auteri la condivido, e la squadra non lo ha fatto, e questo è grave, perché questa è una squadra dove ci sono sì giocatori giovani, ma ci sono anche giocatori esperti, certo. Perché sì, voglio dire, Ferrari non gioca da ieri, Jacobucci, vabbè, il portiere, ha tantissima esperienza anche in Serie B, Gherardi viene dalla Serie B, Pontisso viene dalla Serie B, Derisio ha giocato tanto in queste categorie, quindi voglio dire, non è una squadra con ragazzini, è una squadra con tanti giocatori esperti, Clemenza, voglio dire, ti devi aspettare, ti dovresti aspettare di più da giocatori del genere che per motivi diversi spesso non riescono a dare quello che potrebbero. Andrea, vengo da te perché prima di andare a vedere gli episodi da Moviola, io a te voglio chiedere una cosa un po' differente, e cioè, e correggimi se sbaglio, la conferenza stampa, cioè le cose che ha detto Auteri questo pomeriggio valgono certamente per Pescara Pontedera 1-1, ma mi sembrano tanto un ragazzi, guardate che nella post season le partite vanno chiuse, i gol di vantaggio vanno difesi, bisogna essere al 100% e bisogna anche resistere il minuto in più in mezzo al campo. Ti è sembrato anche a te? Non lo so, Sì, sono concetti che poi valgono sempre, però forse di più nei playoff. Sì, valgono sempre e saranno ancora più accentuati questi concetti nel momento in cui una partita, perché il Pescara in questo momento giocherebbe anche una partita secca, 90 minuti, e lì se il Pescara non chiude la partita come spesso fa, si porta dietro un 1-0 oppure, ma un 1-1, che con 1-1 passi, ma se becchi gol al 90esimo vai a casa. E la strada si interrompe subito, quindi è chiaro che queste sono cose che valgono sempre e quindi insomma è tutto condivisibile, però insomma è pur vero che questo passa anche per il lavoro settimanale, ed è anche lui, anche Auteri, deve essere in grado di far passare ancora di più questo concetto, perché magari un po' questa squadra non ce l'ha nel suo DNA, la sofferenza. Questa è una squadra che fa il maggior palleggio, è una squadra che fa più possesso palla, molte volte tende a specchiarsi, e quando ti specchi troppo poi rischi. Ad esempio, ci sono stati dei passaggi anche oggi, ha detto Auteri, si bada molto più all'effimero che a quello che conta. Ora non è proprio testuale, ma giù di lì, e comunque la parola effimero l'ha messa, sì, Auteri. Sì. Quindi questo per far capire che c'è una tendenza di questa squadra a specchiarsi troppo,
sta anche ad Auteri, anche se ormai siamo nella parte finale della stagione, cercare di lavorare su questo aspetto, perché poi, come hai detto, nelle partite dentro fuori l'effimero davvero va tolto completamente, perché bisogna badare ancora di più al sodo e soprattutto i risultati importanti non si ottengono se non soffri, e quindi questo è un monito anche per quelle partite che saranno assolutamente decisive. Intanto fatemi salutare in piattaforma la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania, perché tra poco veniamo da te. Ciao, per parlare dell'effimero sardo, di quello che di fatto è una partita che ha regalato poco, quasi nulla, allo spettacolo di chi ha avuto l'ardire di guardarla la partita. Comunque un risultato che non è effimero per niente, né per il Teramo né per l'Olbia. Tra poco veniamo da te. Andrea, ci fai vedere gli episodi da Moviola però? Sì, c'è del materiale, possiamo partire con le immagini, con il primo file da Moviola. Il primo episodio a inizio gara sullo 0-0 col non gol di Franco Ferrari. Intanto Melgradi fa un grande intervento, grandi riflessi. Devo dire che nel rivedere non mi sembra che la palla abbia varcato completamente. Melgradi è vero che con la testa è ampiamente dentro, però riesce con la mano e il braccio a probabilmente intervenire prima che la palla abbia totalmente varcato la linea di porta. Questa è la mia sensazione, poi insomma le immagini sono queste, ognuno a casa si farà la sua, si farà il suo giudizio, insomma, se volete esprimervi. Io ho un po' più di dubbi rispetto a te, nel senso che lui respinge, ma la mano, il braccio, non è proteso verso il centro del campo, cioè non è in avanti, è in posizione laterale. Ora, chiaramente questo, allora, sono questioni geometriche in cui ero veramente scarso a scuola, quindi prendetela veramente col beneficio del dubbio. È chiaro che sicuramente una parte di palla è entrata, ed è altrettanto chiaro che Melgradi è con tutto il corpo dentro la propria porta. Ora, se è riuscito, ma qui veramente parliamo di questione di centimetri, a tenere, perché ha allungato certo il braccio, se ha tenuto il pallone fuori dalla porta o comunque non tutta dentro la palla, è pressoché impossibile se non hai la 16 metri, ma secondo me anche con la 16 metri faresti fatica. Figuriamoci a velocità normale, non mi sento sinceramente di condannare né l'arbitro e l'assistente, che forse avrebbe dovuto vedere meglio, però era davvero molto complicato. È veramente complicato, perché siamo in una situazione talmente al limite che dovresti essere, l'assistente dovrebbe essere proprio sulla bandierina del corner, e non può essere sulla bandierina del corner per ovvi motivi, e vedere quello che è complicatissimo vedere. Ma veramente è complicatissimo, quindi è inutile parlarne. Va bene, diciamo che la sensazione, diciamo che è una più una sensazione che altro. No, rimaniamo sulle immagini, perché c'è un altro episodio da Moviola. Intanto Andrea, ti dicono che hai ragione, Pescara non ha nel suo DNA la sofferenza. Ora andiamo all'altro episodio da Moviola. L'atterramento di Clemenza non mi sembra ci siano gli estremi del calcio di rigore, perché Regoli non interviene su nulla, alza la gamba ma non interviene su nulla. Invece Caponi tocca la palla, poi probabilmente è Clemenza a finire sul piede di Caponi. Io in sede di montaggio ho avuto questa percezione, anche se le immagini come qualità non erano il massimo, però la percezione è che sia Caponi il primo, un attimo prima, a intervenire sul pallone, e poi il contatto piede dovrebbe esserci stato. Clemenza stramazza a terra, ma Caponi mi pare che tocchi prima il pallone e poi riesce ad andare via con Bakayoko. Altro episodio che ci fai vedere? Sì, perché sulla paratissima di Jacobucci, protesta del Pontedera per un fallo di mano di Illanes,
tra poco rivedremo, è una situazione, insomma, lui ha il braccio abbastanza attaccato al corpo, è un rimpallo. Io penso che sia eccessivo punire, il tocco col braccio mi pare ci sia, però insomma cosa deve fare? Neanche può correre verso la porta con le braccia indietro e quant'altro. Qui non mi trovi d'accordo però, perché il movimento del braccio, allora, anche se Giannis è molto bravo a tenerlo aderente al corpo, ma se sta correndo il braccio non è in quella posizione naturalmente, e la palla non sarebbe entrata, sia chiaro, quindi non è che stiamo dicendo che ha salvato un gol, io non sto dicendo che ha salvato un gol, la palla come vedete sarebbe uscita, però d'esperienza molto bravo, ma quella palla se non mette il braccio in una posizione che naturale non è, non la tocca. O comunque rischia con il bacino di metterla in porta, o con il petto di metterla in porta. Qui credo che... cioè non so se hai capito che cosa intendo. Sì, ma per me non è rigore, non è un intervento punibile. No, aspetta, io sto dicendo che però tolgo dalla discussione il fatto che lui si ritrovi il pallone in una posizione con il braccio naturale. Guarda il movimento. Non mi sembra proprio naturalissimo come movimento, però no, lui lì frena perché ha paura di fare autogol. Lui lì frena e nel frenare tutto il corpo si comporta come un giocatore che deve frenare la corsa, perché se continua la corsa normalmente rischia veramente di fare l'autogol. Lui frena e poi la palla gli finisce sul braccio, però insomma mi sembra che lui freni e si comporti in quel modo perché deve evitare che la palla che gli viene addosso vada in porta, cioè in quel senso dico. Sì. All'andata sarebbe stata, Andrea, una sfida tra due centrocampisti giovani molto interessanti, molto promettenti, Eklu da una parte, Pompetti dall'altra. Al ritorno non ci saranno né l'uno né l'altro. Eklu perché è andato via da Lucca, Pompetti perché sarà squalificato. Che partita è quella con la Lucchese? Scorbutica, molto scorbutica, perché giocare a Lucca non è semplice, ma non lo è per nessuno. Poi la Lucchese è una squadra che ti fa giocare malissimo. Recentemente ha battuto anche la Reggiana al Porta Elisa. È una squadra che sarà motivata, perché io penso che per la salvezza ci siamo, però sono in lotta per entrare nei playoff. Quindi all'andata fu proprio una partita dove la Lucchese fece giocare malissimo un Pescara che però stava già male di suo. Ci fu anche una rissa nel finale, non so, spero che non ci siano conseguenze a distanza di un girone, a distanza appunto di un girone. Quindi sarà una gara estremamente difficile, dove la vittoria del Pescara sarà un risultato non semplice da conquistare. Anzi, ti dico subito che io vedo la classica partita da X. Poi vedremo cosa dirà il campo, però vincere a Lucca storicamente per il Pescara non è semplice. Ricordo però una vittoria ai tempi del secondo Galeone, era la seconda di campionato, una vittoria 0-1 targata ai Dibivi, però vincere a Lucca storicamente per il Pescara, ma in generale è molto molto complesso. Vedremo Paolo Tessera al Porta Elisa, il viaggio è agevole, ma non è proprio dietro l'angolo Lucca. Beh, diciamo che di chilometri quest'anno ne hai fatti di più rispetto a Lucca, dai. No, dico, ormai in Toscana siamo di casa, perché sì. No, ho perso il conto di quante volte quest'anno siamo andati. Pontedera due volte, per il Montevarchi. Poi tre volte. Sono andato anche per la partita del Teramo. Vero. Grosseto. Adesso Lucca. Pistoia non la farai tra poco. Tra poco, ma Siena. Siena. Ci siamo andati, quindi insomma in Toscana siamo praticamente di casa. È la nostra seconda regione è diventata. Va bene, grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie. Grazie a te, ci fermiamo per la pubblicità. Al rientro parliamo di Olbia Teramo, ma tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone Live, di nuovo buonasera alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania! C'è? Ciao! Eccoti! Sì. Lo so. E per questo 0-0, com'è?
Stavo vedendo una cosa, un altro sport. 0-0 tra Olbia e Teramo. Facciamo una cosa, ci vediamo il tuo servizio, ci ascoltiamo le parole di Guidi e poi commentiamo il tutto. Il gol di Caturano nel recupero della gara tra Fermana e Cesena, che termina 2-2, rende lo 0-0 di Olbia punto prezioso in ottica classifica per il Teramo. Vantaggio inalterato sulla zona play-out da parte dei biancorossi, sempre di 4 punti e con 4 gare al termine del campionato. La gara del Nespoli non è un trionfo di agonismo, soprattutto nel primo tempo. Il match ha un peso specifico importante per la classifica per entrambe le squadre, che si presentano appaiate a quota 37 e la prima frazione è tendenzialmente soporifera. Fiorani ci prova dalla distanza sponda Teramo con tiro che termina al lato. Una incursione potenzialmente pericolosa di Mordini viene poi murata dalla difesa di casa, ma l'unica vera azione degna di nota dei primi 45 minuti è un tiro dalla distanza di Ragazzu, che Perucchini alza al 27esimo in calcio d'angolo. Guidi vuole dare vivacità e cambiare le caratteristiche dei suoi in campo, così ad inizio ripresa entrano Bernardotto e De Grazia per Rosso e Malotti, con il centravanti ex Avellino che dopo mezz'ora però sarà sostituito da Rossetti per il riacutizzarsi di un dolore al piede. Prima di lasciare il terreno di gioco gira al lato al nono un cross di Lombardo e si ripete poco più tardi quando è Arrigoni a servirlo, non impattando bene con la sfera. Il Teramo sembra alzare i giri e dal 21esimo tocca ad Andrea, anche lui non al meglio, provarci dalla distanza. L'Olbia prende le misure alle nuove vesti del diavolo e dal 22esimo Emerson disegna una traiettoria da lontano che termina alta. I veri rischi però arrivano dopo. Mancini entra al posto di Iudo e dal 27esimo arpiona un pallone beffando Soprano in aria. Si gira e calcia al lato la chance più ghiotta, almeno fino a quel momento, per i bianchi. Poco dopo ne arriva un'altra, quando Pisano dalla destra vede Pinna sul secondo palo. Il tentativo di prima intenzione dell'esterno finisce sul legno, a Perucchini battuto. Ad 8 dal termine l'occasione buona ce l'ha invece il Teramo. Lombardo lancia De Grazia, libero di attaccare la profondità e presentarsi dalle parti di Ciocci. Da Mancino calcia col sinistro e non lo fa bene, sciupando la migliore occasione del diavolo. Un minuto dopo ci pensa Perucchini ad allontanare il pericolo creato da un tentativo di Ragazzu, opportunità su cui si chiude di fatto la partita. Per il Teramo all'orizzonte c'è adesso un doppio turno interno contro Carrarese e Pontedera e proprio dal Bonolis passerà la possibilità di salvezza diretta. Era una partita che in chiave classifica era estremamente importante, come ho detto ai vostri colleghi qua ad Olbia, penso che si toccava con mano, si vinceva, che c'era più la paura di perdere piuttosto che la volontà di andare a fare per magari rischiare di vincere. Non era un campo assolutamente facile perché la palla scorreva poco, non rimbalzava benissimo, le dimensioni erano strette rispetto a quelle che siamo solito avere al Bonolis, e devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi, abbiamo fatto una partita tra virgolette più sporca rispetto a quelle solite, però ecco, penso che per quello che si è visto sul campo sia stato un risultato giusto, perché penso ho contato perlomeno due occasioni un po' per parte, il primo tempo come hai detto te insomma a ritmi anche molto bassi, complice anche forse anche il primo caldo che c'era, quindi non era facile, penso che il risultato per quello che abbiamo espresso sia stato giusto. Stiamo continuando a tenere grande solidità, perché oggi abbiamo rischiato un paio di situazioni, dopo su una c'è stato un'indecisione tra Kodromaz, che secondo me ha fatto una partita straordinaria, e con Perucchini, dove è nato forse l'unica occasione un po' più ghiotta dell'Olbia su una palla lanciata dentro l'area, però dal punto di vista della solidità difensiva abbiamo concesso poco, e per arrivare all'obiettivo è chiaro che è importante. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe riuscire anche a capitalizzare un po' meglio le situazioni che stiamo costruendo. È vero che oggi era difficile perché abbiamo giocato una partita più sporca, ma perché oggi dovevamo far così, perché la partita richiedeva questo, e quindi andiamo avanti. È chiaro che è un punto che ci avvicina a quello che è il nostro obiettivo, ma ora dobbiamo essere bravi in queste due partite con Carrarese e Pontedera a sfruttare il fattore campo e a giocarlo tutti insieme. Intanto, visto la domanda, colgo l'occasione di ringraziare
quei ragazzi che da stamani sotto l'albergo che ci sostengono e che ci hanno fatto sentire il loro calore, ma insomma ormai non ho più parole per i ragazzi della curva, sono encomiabili e veramente sono un valore assoluto, perché anche oggi insomma si sono sobbarcati un viaggio non di poco conto e penso che insieme a loro possiamo raggiungere l'obiettivo in casa, ce lo auguriamo, però ora veramente serve grande unità di intenti e giocare due finalissime al Bonolis. Oh, questo è lo 0-0 del Nespoli. Anya, vengo da te per chiederti, insomma, è evidente che questo è un risultato che andava bene al Teramo, andava bene all'Olbia, bisognava, tra virgolette, solo tifare che anche le altre un po' si fermassero. Diciamo che è andata come meglio non si poteva, perché ha pareggiato il Montevarchi, hanno pareggiato Siena e Lucchese, ha perso Limolese, ha vinto praticamente solo la Viterbese. Sì, è stata una giornata alla fine, a fin dei conti, favorevole al Teramo per quanto riguarda globalmente, no, l'analisi d'insieme che stavi facendo anche tu. Il punto di Olbia, se prima del triplice fischio di fermo poteva essere un po' una delusione, perché la Fermana, quando è finita la partita d'Olbia, era in vantaggio su Cesena, poi è diventato un punto d'oro perché è arrivato il pareggio del Cesena e nel tardo pomeriggio poi la vittoria della Viterbese che ha agganciato la Fermana. Però poi nel complesso il gruppone a 38 continua ad andare avanti a braccetto e la zona playout rimane a distanza con un vantaggio, insomma, a distanza di 4 punti per il Teramo, quindi con una gara in meno da giocare soprattutto. Di conseguenza, se iniziamo un po', anzi, abbiamo già iniziato a fare qualche calcolo in tema di salvezza, immaginandola sui 42 punti, insomma, anche un successo interno nella sfida o contro la Carrarese o contro il Pontedera, che poi arriverà subito dopo, perché Teramo avrà due gare casalinghe consecutive, insomma, se non sarà matematica, sarà comunque un passo probabilmente decisivo verso la salvezza. Lo spogliatoio di settimana ha ammesso di essersi data quella quota di 45 punti, credo soprattutto per stare il più tranquilli possibile, anche per non so se si valuta anche quello che potrebbe essere il percorso fuori dal campo del deferimento del Teramo e l'eventuale rischio penalizzazione, anche se è un percorso che deve ancora iniziare. Il 7 aprile si andrà al Tribunale Federale Nazionale, quindi è tutto da vedere effettivamente come terminerà questo percorso. Io credo che a quota 42-43 dovremmo esserci per la salvezza, quindi anche facendo un punto a partita nelle ultime 4, adesso proprio per andare al ribasso, Teramo dovrebbe essere salvo. Però è chiaro, con due gare casalinghe in casa nelle prossime due, l'occasione è da sfruttare assolutamente per fare quel passo decisivo e prendersi la salvezza al Bonolis. Oh, ti chiedono, Anya, un commento sulle bocciature ritenute brutali dopo solo un tempo di Rosso e Malotti da parte di Guidi. Ma probabilmente non era la loro partita, anche per mi riallineo un po' all'analisi che ha fatto anche Guidi nel post-gara, cioè di un campo che non era in condizioni perfette, un campo più stretto, quindi magari sfruttare la ampiezza degli esterni e la maggiore qualità degli esterni mal si sposava con questa gara di oggi al Nespoli, quindi è indubbio che non abbiano fatto una grandissima gara e probabilmente l'ha voluta spostare Guidi su giocatori con caratteristiche diverse, passando al 3-5-2, mettendo De Grazia nel ruolo un po' più consono di De Grazia di mezzala e provandolo anche a giocare con le due punte Bernardotto ed Andrea. Poi purtroppo i piani si sono anche un po' inceppati, perché Bernardotto è stato costretto a chiedere il cambio per il recutizzarsi di quel problema al piede che ha accusato anche in settimana e che lo ha fatto allenare poco in settimana.
D'Andrea per stessa ammissione di Guidi non stava benissimo, De Grazia l'occasione l'ha avuta ma praticamente l'ha sciupata, quindi i piani non sono andati esattamente come magari immaginandola dalla panchina Guidi avrebbe potuto appunto pensare la gara da un certo punto in avanti. Forse non era proprio per quello che è stato il primo tempo la gara di Rosso e Malotti, però bocciature nette non le leggerei in questo modo, le leggerei come una visione diversa di gara per quello che è stato il primo tempo. Oh, Andrea, io invece a te volevo chiedere una cosa partendo proprio da quello che diceva Ania prima, cioè quella quota che alcuni giocatori di 45 punti ovviamente, che i giocatori del Teramo si sono dati per stessa ammissione loro ma anche di Guidi qualche giorno fa a dicembre. Torniamo un po', facciamo un po' un flashback. Il Teramo a dicembre, quando ha 19 punti è reduce, ce lo possiamo dire, da tre panature solenni: 0-4 con l'Ancona, 5-0 a Reggio e 2-0 in casa con l'Entella. Non erano proprio tre scontri diretti, cioè sono squadre che, però hai preso veramente 11 gol in tre partite senza farne neanche una. Che cosa ti lascia questo fatto che nel momento più complicato uno spogliatoio dice no, noi arriviamo a 45? Se ti lascia qualcosa? Beh, che anche in altre situazioni e in questo caso anche nel Teramo uno spogliatoio si compatta di fronte alle difficoltà, anzi molte volte le difficoltà possono paradossalmente essere un vantaggio, non perché ci debbano essere, perché sarebbe bene che determinate dinamiche che attengono la società non esistessero, però ecco, anche in settimana abbiamo visto quello che sta succedendo a Catania, dove comunque la situazione è ben peggiore, lì siamo davvero in un'altra dimensione, ma lo spogliatoio riesce comunque a compattarsi e ad arrivare fino in fondo. Ma ci sono tanti esempi in passato, anche in Abruzzo, di società che erano in grande difficoltà eppure la squadra riusciva a trovare la forza, perché poi è chiaro che si gioca per il presente, ma molti giocatori giocano per il futuro, non solo e soltanto per la maglia che indossano. Però se il Teramo dovesse riservare loro una prospettiva non di ampio raggio, loro devono trovare contratto altrove, dunque anche con determinate dinamiche andare in campo, performare a un certo livello, mettersi in vetrina, vuol dire magari l'anno dopo, se non c'è spazio più nel Teramo per tanti motivi, trovare un contratto importante anche altrove. Però insomma non è semplice trovare la forza morale, no, per andare in campo e centrare il risultato o avvicinarsi a farlo, comunque degno di sottolineatura, però non è un caso isolato, non è un caso sporadico, perché tante volte accade che di fronte alle difficoltà un gruppo riesca a cementarsi ed arrivare fino in fondo. Dopo la sconfitta interna col Montevarchi, Ania, forse un Guidi che bada più al sodo, in pratica ai punti, ci chiedono? Non credo che prima non ci badasse. Credo che magari quella gara, come ha detto anche Guidi, ha fatto compiere una sorta di click nella testa di alcuni. Da quella gara il Teramo non prende praticamente gol, e quindi è già un dato in controtendenza per quella che è una delle peggiori classifiche del girone. Non lo so se sinceramente se lo è ancora, ma con 51 gol presi è una delle peggiori sicuramente. Rimane un po' il fatto di saper poco pungere in avanti, questo sì, ma anche questo non è un dato nuovo per quanto riguarda la stagione finora che c'è stata del Teramo, il cammino fino a qui del Teramo, insomma. Non credo che non si badi. Il Montevarchi si sia badato. La peggiore comunque, con 52, sono andato appena a controllare. Ah, ok. Prima erano appaiate anche lì. Adesso ci sono Montevarchi 52, a 51 Imolese, Pistoiese e Teramo.
Gruppone, quindi anche tra le peggiori difese. Gruppone anche lì. Quota, sì. Non solo a 38. Ma, dicevo, comunque questi sono dati che non sono una novità per quanto riguarda il campionato del Teramo, né per la difesa che più o meno ha sempre incassato gol, né per l'attacco che più o meno è sempre riuscito poco a pungere gli avversari. Credo che sia cambiato qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, della capacità di sofferenza insieme quando si deve appunto difendere, magari aiutandosi l'un con l'altro. In questo credo che la gara, soprattutto contro il Pescara, sia stato manifesto di questo cambio di atteggiamento. Non che prima non ci fosse, però come i risultati è un atteggiamento che è stato altalenante. Lo ricordavo oggi nel pomeriggio, dopo Teramo-Grosseto, Teramo aveva 6 punti di vantaggio sulla Fermana, e non che lì, insomma, fino a quel momento sia stato sbagliato l'atteggiamento, anzi, comunque l'atteggiamento è stato corretto, però magari il Teramo si è un po' acceso e spento dal punto di vista della cattiveria agonistica, in maniera direttamente proporzionale alla classifica, ovvero si trovava in una condizione un pochino complicata, magari nella zona play-out, a ridosso della stessa, e quindi è riuscito a compiere determinati risultati, determinate prestazioni per tirarsi fuori dalla zona play-out. Tiratosi fuori dalla zona play-out, magari involontariamente, inconsciamente di certo, ha avuto dei cali di tensione che lo hanno fatto ripiombare in zona play-out. Quindi magari dal Montevarchi, dalla sconfitta contro il Montevarchi, è scattato qualcosa per dire ok, questo è stato l'ultimo passo falso che ci siamo permessi, insomma, in stagione, o almeno speriamo che sia così, e da qui in avanti certi passi falsi non sono più concessi, anche perché mancano poche gare al termine, e non credo che sia stato casuale il riferimento proprio a questo aspetto alla vigilia della gara contro l'Olbia, proprio da parte di Guidi. Certo, assolutamente. Peraltro adesso ci sono due partite interne contro Carrarese e Pontedera. All'andata Teramo fece 3 punti, prendendo 4 gol e facendone 3, poi vedremo come andrà. Va bene, Ania, io ti ringrazio, ci vediamo martedì. Grazie a voi, buona serata a tutti. Quell'altra cosa è andata benino, secondo e terzo posto per le Ferrari, possiamo dire, tanto stessa vivendo sì. Il Gran Premio di Jeddah, vittoria per Max Verstappen. Secondo e terzo no, va bene, perché in ottica campionato va bene. Sì, un primo e un secondo posto e un secondo e un terzo, io ci avrei messo la firma 10 giorni fa. Grazie Ania, ci vediamo martedì. Grazie a voi, grazie. Grazie Dania, ci fermiamo l'ultima volta, poi con noi Stefano Recanati per vedere la partita del pomeriggio, derby tutto nero verde, Castelnuovo Chieti 3-1. A tra poco. Ultima parte, l'Abruzzo del pallone. Ciao Stefano. Stefano Recanati con noi. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Un verde che ti accompagna, ci accompagna in studio, mamma mia. Bello. Bella speranza. Ci andiamo a vedere il tuo servizio. Castelnuovo Chieti, 3-1, partita giocata a porte chiuse, vediamo. Con lo stesso identico risultato della gara d'andata, il Castelnuovo Vomano si aggiudica anche la gara di ritorno del derby tutto a tinte nero-verdi e che ha caratterizzato la 25esima giornata del campionato di D. Già dai primi secondi non c'è un attimo di respiro, e questo anche grazie all'avvio arrembante del Chieti, che cerca di chiudere il Castelnuovo nella propria metà campo, dopo aver collezionato un paio di corner e ventola già al quinto dalla distanza a chiamare Natale alla respinta con i pugni. La prima sortita offensiva dei padroni di casa è dalle parti di Sparvoli, che approfitta di un errore di posizionamento di Dimino e si invola verso la porta avversaria, ma è provvidenziale sul tiro la chiusura di Chiacchia. Sono le prove con il gol del vantaggio che il Castelnuovo, per l'occasione in maglia bianca, trova 6 minuti più tardi. Sparvoli, ancora lui, salta a velocità doppia Chiacchia e con un beffardo tiro cross riesce a depositare in fondo alla rete. Seconda rete per il numero 11 dal suo arrivo nel mercato di febbraio a Castelnuovo. Senza Orlando lì davanti sembra di rivedere il Chieti di inizio stagione, in difficoltà nel giocare palloni sporchi e far salire la squadra. Il vantaggio dà invece certezze al Castelnuovo, che continua a spingere sull'acceleratore, al 38esimo va vicino al raddoppio. Tutto nasce da un'azione d'angolo che porta Emilia alla sforbiciata in aria provvidenziale, qui la chiusura della difesa. Come accaduto per Sparvoli, anche per Emili sono le prove col gol, dove pesa però l'incertezza di Fusco. Il pallone è servito dall'estremo difensore verso Di Rienzo e da fin dell'orrore Emili capisce tutto e, giunto a tu per tu con il portiere, lo trafigge con una cannonata.
La gioia del gol dura pochi minuti perché, toccato duro in mezzo al campo, il numero 10 si fa male e resta negli spogliatoi alla fine della prima frazione. Il Chieti, costretto a rimontare, come fatto in avvio di questo derby, ha un avvio sprint e all'ottavo dimezza già lo svantaggio. Di Mino, in ombra nel primo tempo, con cross forte e teso, trova il solito Fabrizi in area di rigore che di petto mette alle spalle di Natale. Classico gol dell'ex, 12° centro stagionale per lui. Nella fase centrale della gara, tralagirando la di sostituzioni dei due mister, sulla sponda teatina si rivede, dopo diverso tempo in campo, anche Antonio Aquilanti, che prende il posto di Chiacchia. Il match si riaccende al 35°. D'Egidio chiede e ottiene a Leonardo Emili il triangolo. Il numero 7, altruista, mette in mezzo per Bubalo, ma al momento dell'impatto con la sfera l'attaccante viene anticipato in modo provvidenziale da Siragusa. 5 minuti e proprio D'Egidio potrebbe far scendere i titoli di coda sul derby, ma la scelta dell'attaccante è da dimenticare con la sfera che termina al lato. In proiezione offensiva il Chieti presta il fianco alle ripartenze dei bianchi, il sipario però cala definitivamente al 45°, quando Ludovici, instancabile sulla fascia di competenza, offre un cioccolatino a Bubalo che riscatta l'avvio negativo in maglia nero-verde. Al triplice fischio, 3 punti di inestimabile importanza per il Castelnuovo, che si avvicina così a grandi falcate alla zona salvezza. Mastica amaro il Chieti, che sciupa un'occasione importantissima per ipotecare invece la salvezza diretta e mantenere vivo il sogno playoff. Vittoria di valore? Grandissimo valore, perché ci fa muovere di brutto la classifica, parlando concretamente, soprattutto di valore perché ho visto una squadra che ha voluto questa vittoria, che ha saputo soffrire, ha fatto anche delle bellissime cose, e questo è lo spirito che deve tenere la mia squadra fino alla fine. Loro lo sanno, lo stanno facendo proprio con grande determinazione e grande convinzione, quindi la strada è questa, l'abbiamo intrapresa e non bisogna mollare. Tra le difficoltà, tra cui una coperta un pochino corta, perché abbiamo visto che nella fase del secondo tempo la squadra non ce la faceva ripartire. No, è normale che stai vincendo 2-0, il Chieti ti pressa un po' di più, noi che siamo corti lo sappiamo, capito? Però non è tanto una questione fisica, più che altro è stata una partita molto impegnativa dal punto di vista atletico e di conseguenza abbiamo dovuto chiudere tanti spazi che il Chieti cercava di creare, però nello stesso tempo lo sapevamo che ogni volta che ripartivamo, una volta chiuso questi spazi, potevamo fargli male, ed è quello che è successo. Direttore Pacerella, nel dopogara l'umore non è dei migliori, vi aspettavate tutt'altro derby perché in palio c'erano punti pesantissimi in chiave salvezza? Sì, da adesso i punti sono tutti importanti, è chiaro che anche oggi ci aspettavamo sicuramente una prestazione diversa dalla nostra squadra, soprattutto nel primo tempo dove chiaramente abbiamo fatto degli errori grossolani, abbiamo sofferto molto la loro aggressività e anche la loro scaltrezza, diciamo. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato, anche se poi nel secondo tempo la squadra ha ripreso a giocare, però era troppo tardi ormai. Era troppo tardi e noi non ci possiamo permettere di fare queste prestazioni. Dobbiamo sicuramente metterci più furbizia, più scaltrezza e soprattutto più personalità. Io ho visto un presidente arrabbiatissimo. Beh, è chiaro che la società non è soddisfatta assolutamente, perché la prestazione è stata sottotono e questo è chiaramente fa male un po' a tutti, soprattutto in questo periodo dove i punti sono fondamentali, sono importanti e non possiamo fare questo tipo di prestazione, per cui ci dobbiamo rimettere subito sotto. Perché già da mercoledì si rigioca, chiaramente dobbiamo avere un altro atteggiamento sicuramente in mezzo al campo. Un altro atteggiamento, umore nero, non potrebbe essere altrimenti in casa Chieti, mentre il Castelnuovo sembra veramente aver cambiato marcia. Che partita è stata? Una bellissima partita intensa, derby vero, dai grandi ritmi, Maschia, poi purtroppo per il Chieti, dopo il gol subito, si è un po' sciolta come neve al sole, no? Quando accade spesso in questi casi, poi una partita così difficile, dove in palio ci sono punti fondamentali per il cammino verso la fine del campionato. E dunque il Castelnuovo invece, secondo me, dopo
dopo un periodo difficile ha fatto quadrato anche intorno al mister, intorno alla situazione quella che è, si sono parlati e poi la vittoria di Recanati ha dato forse quella consapevolezza a questa squadra che può giocarsela con tutte. Chieti invece che fa un passo indietro, Chieti che purtroppo lo sottolineavo anche nel servizio, secondo me è Luca Orlando dipendente, non per i gol ma per come fa salire la squadra, come muove la manovra offensiva e come dà sicurezza anche ai centrocampisti quando si appoggiano agli attaccanti. Chieti che, se non ho capito male, poi a fine partita c'è stato un colloquio allo stadio, si sono riuniti lì perché il presidente Mergiotti ha voluto tutti a colloquio a fine partita, perché poi mercoledì c'è uno scontro fondamentale col Matese. Sì, assolutamente. Peraltro si tornerà in campo mercoledì. È evidente che nell'economia di un certo momento della partita anche prendere quel 2-0 è probabilmente e in quel modo con un errore diciamo di sufficienza certo non aiuta. No, perché ti fa perdere quella, anche se hai delle consapevolezze per come sono i tuoi mezzi, anche di poterla recuperare, anche se hai subito quel gol, però prendere il 2-0 così ti fa aumentare la paura, ti mette in difficoltà anche nel fare la giocata più semplice, che è quella di un passaggio, di un appoggio. Certo. Sottolineavi la grande prova di Ludovici. Sì, ha giocato una gara nel Castelnuovo, sì, del Castelnuovo sul settore di destra, il terzino destro, che oggi ha fatto una grande prestazione, instancabile, sì, soprattutto in fase di difesa, però si è fatto vedere molto anche sulle sovrapposizioni in fase offensiva e poi è scaturito anche il gol, l'assist del 3-1, però una prestazione da grande oggi, bella. Andrea, vengo da te per chiederti se sei un po' stupito, favorevolmente, ci mancherebbe, dalla risalita, se vogliamo, impetuosamente inaspettata del Castelnuovo. Sì, sono sorpreso. Non mi aspettavo che il Castelnuovo reagisse così al momento di difficoltà che ha attraversato e che facesse tutti questi punti. Addirittura ha superato il turno di Coppa, doveva essere una giornata quasi una sorta di gita, invece hanno superato il turno a Genzano, poi hanno perso con una squadra decisamente più forte come la Tonnerres, che ambisce ad arrivare fino in fondo, però ha colto dei risultati importanti in campionato. Oggi una vittoria che sia di prestigio sia utilissima ad una classifica che davvero vede alternarsi squadre che riescono ad accelerare, a venire fuori dalla zona pericolosa e in questo modo rendono quella zona playout molto molto insidiosa per tante squadre che magari in altri campionati a metà classifica o soprattutto a ridosso della zona playoff si stava un filo più tranquilli. Qui invece in tante possono rischiare, anche squadre costruite con altri obiettivi, se si fermano è un attimo che possono essere risucchiati nella zona più pericolosa. Merito del Castelnuovo in questo momento, ma anche nel recente passato il Monte Giorgio ad esempio ha fatto risultati importanti, c'è anche il Vasto Girardi che era giù, si è tirato fuori, ora deve recuperare due partite e ha gli stessi punti del Castelnuovo, ripeto, con due partite in meno, ma anche la San Benedettese, che è tanto decantata per il mercato fatto a più riprese, lì soltanto un punto di vantaggio dalla zona play-out. Ovviamente il Chieti deve stare attento, ma ci sono, guarda, fino a Pineto e Notaresco, che non penso possano rischiare, però il divario di punti non è così ampio, nessuno può stare tranquillo, e questo perché ci sono squadre come Castelnuovo, Monte Giorgio e quant'altro che hanno fatto dei risultati sopra le righe e si sono rimessi in carreggiata, possono ambire addirittura ad una salvezza diretta. Complimenti a Guido Di Fabio, che sta guidando attraverso le intemperie questo gruppo molto giovane,
che non è stato poi adeguatamente rinforzato sulla carta, però devo dire che Sparvoli mi sta sorprendendo in positivo perché sta dando un contributo importante, e poi dopo alcune partite decisamente negative, se non disastrose, oggi addirittura ha segnato Bubalo, quindi davvero una giornata da circoletto rosso per il Castelnuovo. Addirittura ha segnato Bubalo. Sembra. Finora aveva fatto malissimo, oggi è entrato e ha segnato, quindi certo. Questo gli va dato merito, almeno i suoi quasi 2 metri lì li ha sfruttati. Hai parlato del prossimo turno che arriva mercoledì, Stefano, hai detto Chieti Matese, sì. E il Castelnuovo a Trastevere, che partite saranno? Per il Castelnuovo sarà ancora un esame difficilissimo perché incontra ancora squadre che sono lì davanti, ma da qui a fine campionato il Castelnuovo le incontrerà tutte quelle lì davanti, quindi sarà difficilissimo e bisogna continuare così. Per il Chieti è un'altra sfida fondamentale perché possiamo dire uno scontro diretto col Matese, lì ci sono punti, se oggi valevano doppio, là contro il Matese valgono 4 volte più, 5 volte di più, sono fondamentali vincere poi in casa, infatti dovrebbe essere ancora biglietti a 2 euro, si gioca alle 18, quindi sì, grande, a grande la società ha chiamato proprio tutti i tifosi a sostenere segno della squadra per vincere, perché lì ci si gioca tutto. Rimaniamo su questo turno perché siamo praticamente in chiusura, visto che si giocherà mercoledì con, ovviamente l'hai ricordato te, Chieti Matese che inizia alle ore 18, le altre partite alle ore 15. C'è il notaresco che riceve la visita del Castelfidardo, trasferta molto affascinante, molto bella per la Vastese a Riviera delle Palme contro la San Benedettese, e il Pineto invece che riceve il Porto d'Ascoli, Pineto che non ha giocato per casi Covid nel Vasto Girardi, Andrea, che se non erro dovrebbe saltare anche la trasferta di Monte Giorgio. Il Porto d'Ascoli non giocherà a Pineto, Porto d'Ascoli è stata rinviata. E non si giocherà. Stavo ricordando che in questo bel momento proprio il Castelnuovo si morde i gomiti per aver buttato 2 punti a Pietramelara, altrimenti la classifica sarebbe ancora migliore. E poi sì, per quanto riguarda questo turno, Chieti Matese è una gara estremamente delicata per il Chieti, tutt'altro che semplice. Per il Castelnuovo sulla carta è un match proibitivo, quello in casa del Trastevere, e la Vastese ha un altro match molto molto difficile, ma se la giocherà con la San Benedettese, e il notaresco deve fare 3 punti assolutamente contro il Castelfidardo. Nereto che va a giocare la partita tra Cenerentola e Pietramelara. Tutto questo sarà storia di mercoledì, quando noi torneremo alle 19.30 per farvi vedere i servizi delle partite del turno infrasettimanale di campionato. Insomma, dopo la sosta subito. Daremo il finale da Chieti anche, in diretta. Ah beh sì, certo, ovviamente, perché ci sarai te, ci darai praticamente gli ultimi minuti. Live, va bene. Alle 19.30 l'Abruzzo e il pallone mercoledì per farvi vedere i servizi delle gare delle abruzzesi. Domani sera tornare play per parlare di Pescara Pontedera e non solo, anche di questo rush finale per il terzo posto. Martedì c'è l'appuntamento con Protero, mercoledì l'Abruzzo e il pallone, giovedì torna veloce. Insomma, se vi piace lo sport, canale 14 del Digitale Terrestre, non sbagliate sicuro. Grazie. Oh, 14 fino a quando? Ecco. Ah, peraltro, sì, è vero, io l'avevo già detto giovedì, in fase di chiusura della puntata di Velo. E di solito io sono adduso a fare canale 14 del Digitale Terrestre. Tra poco sarà un tasto in meno, cioè un canale in meno. Torniamo al Totocalcio e facciamo 13. Facciamo il Totocalcio, ecco. Faremo 13, vediamo. E, ovviamente saremo con voi. Se vi piace lo sport, rimanete su TV6. Grazie a Stefano. Ciao Stefano. Grazie a voi, buonasera. Ciao. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato oggi. A Karim Finotti in regia, a Claudio Di Giacomo, a Samuele Mucci, a tutta la squadra, a Loris Bennato, Paolo Renzetti, Ania Cantagalli, insomma, a tutti quelli che hanno lavorato.
perché anche oggi è stata una lunga giornata in compagnia del calcio della nostra regione e non solo. Grazie a tutti, ci vediamo mercoledì con l'Abruzzo del Pallone. Buona serata.